Onorevole Gardini, qui presente al Forum per la Salute di Senior Italia, ci ha onorato della sua presenza in questa circostanza. Nel corso del suo intervento un passaggio mi ha colpito particolarmente. Lei ha detto che l'innovazione non ha senso se non è accessibile a tutti. Assolutamente sì, perché l'innovazione è quella cosa che noi aspettiamo, quella cura che ci può salvare, quella cura che ci può dare una qualità della vita migliore, allungare la nostra aspettativa di vita. E se non è accessibile non ha senso. Noi dobbiamo fare degli sforzi perché questa medicina che ci offre oggi e sempre più con la ricerca che dobbiamo supportare, ci offre sempre più delle possibilità di migliorare qualità della vita, di allungare aspettativa di vita, sia però sostenibile, tra virgolette, economicamente, in modo che sia immediatamente e in tempi rapidi, perché questo è l'altro fattore, a disposizione di tutti i cittadini o i pazienti che ne abbiano bisogno. Noi ci troviamo in uno scenario che riguarda l'Italia, ma riguarda tutta l'Europa, che lei rappresenta, in cui la popolazione over 65 è in grandissima crescita. E questo diverrà presto una realtà, un problema che bisognerà che le istituzioni affrontino con serietà. E devo dire che su questo già ci sono studi, approfondimenti, linee guida da anni. L'Osservatorio europeo, magari non lo si sa, ma è attento e sta lavorando già da parecchio tempo. E devo dire che anche il Parlamento europeo è un vero e proprio pungolo, perché per esempio sul fatto che le medicine debbano essere a disposizione una volta che l'Agenzia del Farmaco europeo le ha avallate, massimo entro 180 giorni, è una teoria. In pratica noi vediamo, abbiamo visto degli esempi che sono diventati proprio dei simboli di quanto questo non accada, medicine salvavita per il tumore al seno che hanno impiegato anche 5, anche 10, anche 12 anni dal momento in cui l'Agenzia del Farmaco Europeo ha avallato la validità di questa medicina. Questo non deve accadere, il Parlamento su questo ha stimolato molto la Commissione e il Commissario ha promesso che per l'anno prossimo ci sarà una proposta in questo senso per vedere di armonizzare e di velocizzare tutto questo, istituzionalizzando, io spero, alcuni progetti pilota che sono stati fatti e che hanno dimostrato la validità di un approccio dove c'è una collaborazione tra gli Stati e non si lascia poi ai singoli Stati queste lungaggini, perché se c'è una best practice poi lo Stato è anche stimolato a non fare la figuraccia, e quindi su questo stiamo lavorando. Ci sono tante cose che vanno raddrizzate. Un'altra cosa che per esempio aumenta la disparità tra paesi è quello che è chiamato il commercio parallelo, no, dei farmaci. Anche questa è una cosa molto brutta, perché ci sono paesi, pensiamo alla Grecia, dove il farmaco costa di meno. A questo punto ci sono persone che acquistano il farmaco e lo vendono a 30-40% in più, perché in un paese ricco quel farmaco ha un prezzo più alto, quindi lucrando doppiamente, perché depriva quel paese già povero in difficoltà di una quantità di farmaco che invece è indispensabile, e su questo ci lucra rivendendolo invece al paese ricco, che già sta in una situazione avvantaggiata, e quindi doppiamente si fa l'Europa delle disparità. Noi lo sappiamo bene come italiani, perché al nostro interno purtroppo vediamo anche delle disparità tra regione e regione, e questa è una cosa che stringe il cuore tante volte, perché non è possibile che un paziente abbia un'aspettativa di vita dopo un intervento chirurgico che varia a seconda del suo luogo di residenza. Questo non si può vedere, è una cosa che deve essere cancellata. Purtroppo noi con questa cosa ci confrontiamo da tanto tempo, perché una volta c'era la sanità nazionale e si sono fatte le regioni, perché si diceva no, si mette la responsabilità vicino ai cittadini e questo ovvierà. Questo risultato non c'è stato, adesso qua c'è, riportiamolo a Roma, ma evidentemente il problema non è questo, non sta nello stare a Roma o nello stare a Venezia piuttosto che a Palermo, piuttosto che a Firenze, sta nella responsabilità di chi governa, che se non fa le cose fatte bene, secondo me deve essere commissariato in modo autentico, non può essere il controllore che è anche il controllato, come adesso quando si commissaria il governatore, secondo me è tutto lì. E occasioni come questa, per chiudere, che hanno una grande eco a livello anche nazionale e soprattutto per questo target, servono a riportare alla luce la problematica appunto delle persone over 65.
Guardi, queste sono delle associazioni molto vive con le quali noi abbiamo rapporti continui e costanti. Noi in Europa lavoriamo sempre, queste sono le cosiddette lobby, no? Quelle, quando sono le lobby, quelle buone, è lavoro di lobby. Le associazioni dei pazienti, le associazioni degli over 65 che sono in continuo e costante rapporto con chi lavora dentro le istituzioni per rappresentare quelli che sono i loro reali bisogni, le loro reali priorità e i loro problemi. E che ci aiutano anche a fare meno errori in questo continuo e costante dialogo, perché ovviamente il loro contributo è fondamentale. E è anche un modo, io credo, anche per loro, per vedere che ci sono, non è vero che le istituzioni non ascoltano, sono presenti ed è nostro dovere partecipare a questi incontri proprio per dare il segnale di un'attenzione che magari l'associazione su a Bruxelles percepisce, ma qui noi abbiamo il modo di vedere migliaia e migliaia di persone da tutta Italia che possono quindi anche loro avere il contatto diretto e capire che effettivamente c'è almeno una istituzione che è quella del Parlamento Europeo, trasversale, a prescindere dal partito, a prescindere da tutto, che è lì, che li vuole ascoltare, vuole portare le loro istanze dentro le istituzioni. Se voi ci aiutate, per esempio, nella comunicazione a capire, a far capire alle persone che non è l'Europa, ma che non c'è la Commissione, il Consiglio, il Parlamento, no? Come diceva la psichiatra, non c'è la malattia mentale, sono tante, diverse, ecco, non c'è la malattia Europa, c'è qualcosa di buono anche in Europa.